questo numero. L'omaggio di Cosenza con un museo e un festival. Cartoni per bambini e arte creativa con Dylan Dog Superstar e una scena mostruosa creata nelle vie della città Abruzzo. Diciassette giorni dedicati al fumetto. Cosenza ha ospitato la kermesse dei comics intitolata Le strade del paesaggio in un'ottava edizione a ritmo di anteprime e mostre di alta qualità. Il tema è la moda nelle tavole disegnate da quelli che sono interpreti arguti della realtà che ci circonda, che raccontino storie vicine o lontane, il loro è un modo nuovo di scoprire e imparare. È un mondo unico e affascinante quello dei fumetti, che ben vale un museo e un festival, a Cosenza realtà affermate. E proprio nella città Abruzia si cerca di far uscire la nona arte dallo stereotipo fatto di cartoni per bambini. Il fumetto invece offre molto di più, dalla rilettura in chiave quasi giornalistica della nostra storia ai ritratti di grandi personaggi. Quest'anno una piccola personale è stata dedicata a Don Andrea Gallo, prete sempre sulla cattiva strada, come recita il titolo della raccolta. E con i comics si può anche educare alla legalità. Insomma, fumetto uguale cultura, il messaggio della rassegna. Come capita anche per esempio per il cinema, ci sono i vari generi, c'è il cinema per bambini, c'è il cinema drammatico, c'è il cinema per adulti, e la stessa cosa capita nel fumetto. Possiamo pensare per esempio a Topolino, che i fumetti Disney, se pensiamo a Tex, genere quello di Tex, cioè il genere western, è un genere che va bene per qualsiasi età. Accosterei la figura del fumettista a quella di un regista, di un costumista, di un direttore della fotografia, che deve riunire in sé tutte queste competenze. Ogni volta che ci viene detto di fare una storia, non sempre ci viene data tutta la documentazione, per cui dobbiamo andare noi su internet, o all'epoca quando ho cominciato io sui libri, a cercare come erano fatte le varie, i vari costumi, i suppellettili e tutto ciò che doveva essere disegnato. Evento clou l'esibizione dal vivo di Luca Raimondo e Alberto Gennari, ma al festival ampio spazio è stato dedicato anche alle anteprime nazionali. Un simpatico polipetto alla scoperta del mondo, anche lui fa parte del mondo dei comics, anche se l'unione di fumetto e tecnica 3D. Oto, che in giapponese vuol dire suono, è l'ultima creazione di Fusako Yusaki e, visto il nome e gli episodi che presto andranno in onda sui canali Rai, non potevano non riguardare la musica. Io solito lavoro solo plastilina pongo, però questo è nuovo, produzione con 3D e più stereofonico, quindi dovrebbe venire con occhiali bunk davanti. Questa sera ci troviamo al Festival del Fumetto. A lei piacciono i fumetti? Sì, i fumetti è legato anche del mio campo. Non sono tanto specialista perché animazione, però è bello il vostro progetto della questo fumetto. Complimenti, è bellissimo, grande. L'attesa però era tutta per lui, che sembra immutabile con il suo abbigliamento sempre uguale, ma che sta attraversando, così dicono i suoi autori, un periodo di grandi cambiamenti, non ultimo un amore mostruoso proprio a Cosenza. Dylan Dog è stato la superstar del Festival del Fumetto, con l'albo creato appositamente per la manifestazione e ambientato tra le vie della città Abruzia. Tanti fan che hanno aspettato il dono della loro copia, l'attesa è valsa la pena per un'esperienza da raccontare.